Gianni alias GT per Solo Palmari. Siamo qui per occuparci questa volta di un caso che sta tenendo col fiato sospeso la blogosfera italiana e forse quella internazionale. Il meccanismo di apertura dell'HTC Desire Z è o non è robusto, solido, in una parola affidabile? Se il tema di questo approfondimento è la tastiera del Desire Z, perché adesso stiamo giocando? Perché l'applicazione in questione si chiama Angry Birds, ovvero uccelli arrabbiati, ed è un tipico physics games, ovvero un gioco che si basa sulle leggi della fisica. Proprio le leggi della fisica ci permetteranno di risolvere il rebus. Da aperto non ha giochi, anche se lo giriamo, come vedete lo sballottiamo, il device sta abbastanza stabile. No, purtroppo volevo far vedere una cosa che è abbastanza spiacevole. Io non so se sono veramente sfigato o ci sono abbonato, ma guardate qua. Questo è il famosissimo sistema di apertura di HTC a Z, no, potrei anche chiamarlo tranquillamente alla cazzo. Anche da chiuso, a parte che è molto difficile prendere solo la parte sotto, come potete vedere non ha grossi problemi di apertura. Ma allora chi ha ragione? Chi sostiene che il meccanismo di apertura dell'HTC Desire Z è solido o chi afferma alla cazzo, scusate il termine, ma la risposta non è così scontata. Cerchiamo di capire il perché di pareri così contrastanti. HTC Desire Z ha un meccanismo che non sfrutta molle, magneti, ingranaggi. Il meccanismo si basa su due leve che a loro volta sfruttano le leggi della fisica, e qui torniamo ad Angry Birds alla cazzo, scusate il termine, ma per via dei physics games. Il display e la QWERTY keyboard sono tenuti assieme da tre leve snodate. La prima è sul fianco sinistro, le altre due sono sul lato opposto. A queste tre leve HTC ha potuto garantire al device uno spessore contenuto per uno smartphone che integra una tastiera a scomparsa. Tra l'altro il meccanismo Z, che dà il nome al HTC Desire Z, è probabilmente frutto di un brevetto depositato da ITA Computer qualche tempo addietro. Il sistema mette a frutto semplicemente alcune forze fisiche. La tastiera rimane ben ancorata sotto il display perché per muoversi e spostarsi ha bisogno di avere campo libero tanto in larghezza quanto in altezza contemporaneamente. Vediamo. Se teniamo il terminale in una mano, anche solo con due dita, la tastiera non può aprirsi perché non trova campo libero in larghezza. Tantomeno può spostarsi se ad essere impedito il movimento in altezza. Usiamo una custodia per immaginare il comportamento all'interno di una tasca, quella di una giacca o di un pantalone. Vedremo, non avendo corsa in altezza, la tastiera non può aprirsi. Liberiamo, la tastiera si apre. C'è da chiedersi, se il terminale viene lasciato all'interno di una borsetta, quale sarà il suo comportamento? Potrà aprirsi inavvertitamente? Simuliamo questa ipotesi. Facciamo ancora un esperimento con il Desire Z per verificare se a causa di una caduta il device possa aprirsi. Lo faremo cadere con forza su una superficie morbida per evitare che si rompa naturalmente e vedremo l'effetto.
niente, non si apre in realtà con una caduta normale, ma se sfruttiamo un'altra legge fisica, la legge della forza centrifuga, vedremo come il dispositivo si apre con facilità. In definitiva, chi ha ragione? Chi sostiene che il meccanismo dell'HTC Desire Z è dotato di molle sicure e rigide? O chi afferma invece che la tastiera tende ad aprirsi spontaneamente ed inavvertitamente a causa dell'assenza di un sistema di ancoraggio? Nessuno dei due, probabilmente. HTC Desire Z vanta un sistema innovativo che demanda alle leggi della fisica l'apertura e la chiusura della tastiera. In questo modo si è reso possibile l'estremo contenimento dello spessore e si è favorita la gestione del device con una sola mano. Basta la leggerissima pressione di un dito per spostare all'occorrenza la tastiera. Se non desideriamo che si apra, non dovremo avere alcuna accortezza, non saremo costretti ad armarci di premura, sarà sufficiente usare lo smartphone come abbiamo sempre fatto. HTC in realtà avrebbe comunque fatto bene a divulgare, a far ben conoscere questo sistema, questo meccanismo, così da evitare polemiche, o in alternativa avrebbe potuto usare un magnete per garantire la tenuta del sistema di chiusura anche se il device viene tenuto con impugnature improbabili. E chissà che davvero ai tech computer non si decida davvero di inserire molle e calamite dentro la QWERTY keyboard, a scapito, speriamo di no, di dimensioni e peso. In ogni caso HTC Desire Z è un buon terminale che ha molti pregi, qualche limite, ma tra i difetti non c'è di certo la tastiera. Questo però è un altro argomento che affronteremo attraverso una recensione particolareggiata dedicata al device fra qualche giorno. Nel frattempo auguriamo agli Angry Birds di riuscire a trovare un po' di pace.